Per me l'avvento è legato al silenzio perché, per esempio, quando noi cantiamo, abbiamo bisogno di avere ogni tanto delle pause indicate sullo spartito in cui, per esempio, tutto il coro si ferma e fa un respiro. Se noi non respirassimo in alcuni punti di un canto, noi non riusciremmo a cantare. E quindi anche il senso di gioia che un canto vuole comunicare non riuscirebbe ad essere espresso. Così, in modo particolare in avvento, per me è importante avere delle pause durante la giornata di silenzio, che sono come un piccolo vuoto per respirare e accorgermi della presenza del Signore, altrimenti la giornata è un affastellarsi di impegni, di incontri, di cose da fare, di doveri che si susseguono, ma se non ho mai la pausa di respiro, non ho mai la pausa di silenzio, non riesco a prendere consapevolezza che il Signore in mezzo a tutte queste cose c'è. E quindi mi viene in mente quello che ci racconta l'Evangelista Luca della notte di Natale. Per Gesù, Maria e Giuseppe non c'era posto per loro, non avevano trovato alloggio da nessuna parte, tutte le case erano piene, c'era il tutto esaurito. Ecco, a volte io ho l'impressione che nella mia giornata ci sia il tutto esaurito, troppi impegni, troppe cose da fare e non c'è spazio per il Signore. Quindi coltivare ogni tanto un piccolo vuoto, un piccolo momento di silenzio per me è essenziale per accorgermi del Signore che viene e del Signore che c'è. Heladas, cardos y ortigas, a la huella de huella, cortando campos, no hay tobigo ni fondo, sigue andando. Florecita del campo, flamen del aire, si ninguno te alaba, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florecita, que estás creciendo? Palomita asustada. Lo salimos.